questa sfida tra San Benedettese e Gubbio, posticipo della 18ª giornata del campionato di Serie C, girone B. Calcio di avvio fischiato dal direttore di gara, il primo tentativo di affondo con le squadre che cercano subito la verticalizzazione. Pallone che viene gestito ora da Rapisarda, capitano della San Benedettese. San Benedettese che ha dovuto subire questa iniziale giocata in profondità del Gubbio, che ora deve ripiegare nella propria metà campo per il tentativo di affondo dei padroni di casa, che si appoggiano ovviamente sul centravanti Cernigoi, al quale va a dare supporto Volpicelli. Centravanti Cernigoi molto importante per questa categoria, ragazzo giovane, classe 95, giocatore che è capace di poter fare un po' tutto, perché una sua grande qualità è quella di giocare anche per la squadra, venire incontro, dare il tempo della manovra ai propri compagni, oltre naturalmente ad essere un ottimo finalizzatore. Pallone gestito ora proprio da Volpicelli, che cerca lo spazio per andare alla traversone. Ci è arrivato con il passo sbagliato in questa occasione sul traversone basso di Volpicelli Orlando. E questa è una grande palla gol, Giuseppe, anche perché è una mancanza di comunicazione, è un mancino da quella posizione, stop a seguire e sei praticamente dentro la porta, senza nessun contrasto da parte degli avversari. Questa sua eccessiva voglia di calciare immediatamente lo ha portato a commettere un errore, anche perché in virtù del fatto che calcia con il piede destro, e per un mancino è sempre una cosa abbastanza complicata. Prima occasione dell'incontro dunque in favore dei padroni di casa. San Benedettese vicino al gol al secondo minuto di gioco con Orlando, ospiti che rimettono con le mani ora con Conate, che è andato a cercare l'appoggio su Filippini, altro ragazzo molto interessante nel settore giovanile della Lazio. C'è un giocatore a terra, si tratta di Tavernelli. Di sbaffo, chiedo scusa. E molto correttamente è stato proprio Paolo Montero a richiamare l'attenzione dell'arbitro, e alzando il braccio e dicendo ai suoi di buttare fuori la palla, perché ha visto il numero 10 del Gubbio dolorante vicino alla sua panchina. Sbaffo che si è arrabbiato con Rapisarda, capitano della San Benedettese, che è entrato con il piede a martello. È vero che ha toccato prima il pallone, però già di per sé quel modo di affrontare l'avversario è pericoloso. E a testimonianza dell'intervento, direi abbastanza duro, lo si vede con Sbaffo che continua a zoppicare, non è più fluido nella corsa, vuol dire che evidentemente ha preso un bel colpo. Gestisce palla la squadra di Paolo Montero, che fa circolare velocemente e poi cerca di sfruttare a sinistra l'iniziativa di Massimo. Cernigoi ben contrastato da Coda, difensore centrale di grandissima esperienza nel Gubbio. Giusto il passaggio di Rapisarda nei confronti di Orlando, ma Orlando non fa un contromovimento per liberarsi della marcatura di Filippini e agevola così l'intervento in anticipo da parte del terzino del Gubbio. Gubbio che, come è stato sottolineato anche da studio durante la rubrica Ci siamo, da quando è arrivato Vincenzo Torrente ha un po' modificato il modo di giocare e anche l'approccio alle gare rispetto alle prime 9 giornate, in cui sulla panchina degli Umbri c'era Guidi.
Ma io aggiungerei anche un'altra cosa oltre a quello che hai appena detto Giuseppe, l'arrivo di Coda. Coda è stato un giocatore che è stato preso nelle ultime settimane e, come giustamente hai detto tu, questo è un giocatore importante, un giocatore di grande qualità, grande esperienza, ha capacità anche dal punto di vista proprio della direzione del reparto. Sottolineiamo soltanto 217 presenze in Serie A. Questo capisci che è un giocatore che comunque ha un'esperienza importante. Prima della gara noi abbiamo scambiato due chiacchiere con lui, sta facendo il corso da allenatore, ti fa capire che ha capacità di direzione del reparto, quindi è riuscito a dare, oltre che qualità, anche fisicità, esperienza e misure al proprio reparto, anche se nella prima giocata nei confronti di Orlando non sembrava così, però che il reparto abbia comunque, la squadra tutta abbia guadagnato in compattezza, fa parte anche dell'acquisto di Coda. Il pallone in area di rigore, si chiude la difesa della San Benedettese, arriva anche Cernigoi a supporto dei compagni, su di lui molto deciso Lacti. Un po' in difficoltà la San Benedettese nella gestione della palla, hanno un pensiero un po' troppo alto, cioè perdono un po' troppo tempo nel pensare qual è la giocata giusta da fare, perché le direttive sono quelle di giocare il pallone e non buttarlo via, però nel fare così, con questo pensiero che fa perdere qualche secondo nella giocata, agevola naturalmente la fase di pressing degli avversari, che è fatta in maniera molto organizzata, tra le altre cose soprattutto con i due attaccanti, con Gomez e Tavernelli, sono molto rapidi per andare ad accorciare subito all'inizio azione. E la tua riflessione sulla San Benedettese, Mario, va a nozze con quello che chiede Montero ai suoi. Da qualche minuto sta urlando più veloci, facciamo girare la palla più velocemente. E ora la fanno girare anche in area di rigore, laddove però finisce per andare in fuorigioco l'esterno di Massimo sul taglio effettuato da Orlando. Pallone portato oltre la linea laterale dal giovane Tavernelli, classe 99. Nella strategia di gara, quando questi due sistemi di gioco si affrontano, il vantaggio da parte della, in fase offensiva naturalmente, da parte della San Benedettese è il fatto di avere due giocatori sugli esterni e quindi di poter fare il 2 contro 1. Faccio un esempio, Orlando Filippini, ma Rapisarda è solo e quindi si può sovrapporre con facilità. La chiusura con perfetta scelta di tempo da parte di Biondi proprio sul giovane Tavernelli, il pallone recuperato dal Gubbio, gestito bene da Konaté, che riesce a guadagnare una rimessa laterale. Per quanto riguarda invece l'aspetto offensivo della squadra del Gubbio, giocando con un sistema 3-5-2, è normale che in inizio azione hanno una superiorità numerica evidente e lì possono avere qualche vantaggio nella trasmissione della palla e mettere in difficoltà la fase di pressing della San Benedettese. Questi due schieramenti sono gli schieramenti che abbiamo visto nel fine settimana per quanto riguarda Inter-Roma, la partita di venerdì, dove l'Inter adottava lo stesso sistema del Gubbio in questo caso e la Roma lo stesso sistema della San Benedettese. Di Massimo lo scambio con Gemignani, il pallone in area di rigore per il tentativo di Cernigoi, non riuscito di mettere al centro dove stava arrivando lo stesso Gemignani, e c'era appostato all'ingresso dell'area piccola anche Volpicelli. Ottima chiusura in recupero su Cernigoi, angolo in favore della San Benedettese, il primo dell'incontro. Il pallone con traiettoria a rientrare che esce dall'area di rigore, il tentativo poi di guadagnare metri ed andare in profondità di Carillo, non riuscito, il difensore centrale dei padroni di casa è stato l'ultimo a toccare. Ne approfitta mister Torrente, visto che la rimessa è proprio a pochi passi da lui, per catechizzare i suoi. Però intanto aspetta, il pallone che passa in area di rigore di Massimo, il vantaggio della San Benedettese, l'esultanza in panchina di Paolo Montero al 10° minuto di gioco,
sblocca il punteggio la San Benedettese. Terzo gol quest'anno per Alessio Di Massimo. Molto bravo nella finalizzazione, una volta arrivato a tu per tu con il portiere, dribbling e tiro con il sinistro. Complimenti a Polpicelli perché capisce immediatamente la possibilità di poter aprire il gioco sulla sinistra nei confronti del compagno che è rimasto completamente solo, la difesa ha scalato troppo all'interno, Di Massimo è rimasto largo nel momento in cui la squadra è andata in possesso palla. Polpicelli immediatamente apre sulla parte opposta. Questo è uno schema che probabilmente è stato ripetuto molte volte in allenamento proprio perché lo testimonia la posizione di Di Massimo, il quale è rimasto molto largo in attesa di poter avere il cambio gioco da parte dei compagni. Il mister Torrente stava giusto chiedendo ai suoi di scivolare meglio sulle fasce per coprire di più l'ampiezza di gioco della San Benedettese. Puntuale è arrivato il gol che ha strozzato ogni suo incoraggiamento e ogni suo consiglio, però non si è abbattuto e adesso ha chiesto più concentrazione soprattutto sulle seconde palle e ha chiesto di servire gli attaccanti non con la palla addosso ma sugli spazi nel movimento. A proposito di quello che ci ha detto Umberto Martini, si doveva posizionare meglio la difesa. Intanto seguiamo questa iniziativa della San Benedettese contenuta temporaneamente da Konaté, prosegue Rapisarda, quindi Orlando dietro per Gelonese che scambia ancora con Rapisarda. Molto bene aveva fatto in precedenza Cinaglia nella chiusura dall'altra parte su Cernigoi, questa volta proprio lui è andato a stringersi troppo, spostando troppo a sinistra. Non c'è stato difesa, nemmeno il supporto di Muñoz dall'altra parte che non ha dato sostegno al compagno che nel momento in cui è andato da centrale troppo largo. Però io tengo a sottolineare un aspetto: siamo ormai 10 minuti di gara, Orlando a tu per tu con il portiere e sbaglia il gol. Cernigoi che fa un recupero, Cinaglia che fa un recupero importante dopo aver sbagliato un anticipo, e l'azione del gol dove la difesa è completamente sbilanciata. Questa è concentrazione, non c'entra niente l'aspetto tattico in queste circostanze, perché stiamo vedendo delle sbavature elementari da poter coprire per giocatori così esperti, per giocatori così bravi. Questo a mio avviso è solo concentrazione. Fanno festa naturalmente sugli spalti i tifosi della San Benedettese, in vantaggio al decimo minuto con Di Massimo. Giocati 12 minuti e 25 del primo tempo e squadra di Paolo Montero che sembra essere padrona del campo. Sì, soprattutto sugli esterni, riesce ad avere spazio, gestisce la palla, come vedi anche con tranquillità. Cernigoi va a recuperare palla sulla tre quarti offensiva. Perfetta la chiusura da parte di Carillo che va a rimediare anche su un errore di Volpicelli. Perfetta, hai detto bene, perfetta, e poteva essere solo così, Giuseppe, perché se nel momento in cui un difensore va in scivolata in quella posizione da ultimo uomo deve per forza prendere il pallone, perché se non prende il pallone libera l'avversario verso la porta o eventualmente commette fallo da ultimo uomo, quindi doveva solo essere perfetta per poter prendere pienamente il pallone e così è stato. Intanto guadagna metri il Gubbio che ottiene anche il primo tiro dalla bandierina a proprio favore e può portare in area di rigore i saltatori della squadra di Vincenzo Torrente che vanno tutti a fare mucchio nell'area piccola davanti a Santurro. Il pallone che non riesce ad essere girato verso la porta avversaria da Cuda sull'angolo battuto dagli ospiti che si devono riguardare da questa ripartenza. Però ancora Di Massimo che questa volta sull'appoggio di Volpicelli ci va troppo morbido. Beh, io parto da Cinaglia, non puoi fare un passaggio del genere perché liberi il contropiede dell'avversario. Sei l'ultimo uomo, se vuoi fare un passaggio ai tuoi compagni devi giocare sulla bandierina, cioè a scavalcare la linea di pressing e comunque i giocatori che stanno venendo fuori da parte della San Benedettese. Volpicelli questa volta secondo me ha dato il pallone addosso, deve darglielo qualche metro più avanti in modo tale che
di massimo sulla corsa, non perda velocità e ha il tempo per capire se deve ulteriormente dribblare il portiere oppure calciare di prima, ma da una distanza molto più vicina alla porta. Il lancio di sbaffo, il pallone messo fuori di testa da Biondi, gestito poi da Rapisarda, che ottiene il fallo laterale e poi discute con il suo vice capitano perché gli ha dato un pallone difficile da poter gestire. È un pallone difficile, effettivamente difficile, perché lo era sotto pressione e poteva rischiare anche di poterlo perdere da quella posizione. Però sai, io parto sempre da questo presupposto: quando corri all'indietro ti viene difficile dare anche forza al pallone oltre che precisione, e probabilmente metterla sull'esterno nei confronti del compagno era la soluzione più logica. Le ultime azioni difensive del Gubbio non sono assolutamente piaciute a Torrente, soprattutto l'ingenuità sul calcio d'angolo, rivolgendosi ai suoi in panchina ha più volte detto: non è possibile prendere un contropiede così, stavamo attaccando noi. Intanto usufruisce di un calcio di punizione con il pallone calciato profondo di testa, ha provato ad indirizzare verso la porta di Santurro. Beh, giustamente Gomez ha chiamato i compagni, per quale motivo? Perché vedi, nessuno va sulla seconda palla, rimangono tutti quanti all'altezza del dischetto del rigore, e giustamente Gomez ha fatto il cenno come per dire: qualcuno doveva comunque aggredire la porta. Punizione ben calciata da Filippini, che ora si incarica anche di questo tiro dalla bandierina, il secondo in favore del Gubbio, che ancora una volta porta tanti saltatori nell'area piccola. Ma questo per il portiere è sempre un problema, perché c'è tanto traffico e ha difficoltà a scegliere il tempo per intervenire. E infatti ora Santurro ha richiamato l'attenzione del direttore di gara. Sì, proprio gli fanno una forma di ostruzione, no? Certo. Gli si mettono davanti proprio per non farlo uscire. E anche perché poi nel momento in cui la palla è veloce, con grande effetto, basta un piccolo tocco, e questa circostanza è stata addirittura una deviazione da parte dei giocatori della San Benedettese, basta un piccolo tocco, una piccola deviazione per mettere la palla in gol. Da quest'altra parte ora l'angolo lo va a battere Tavernelli con il destro. Sempre con la stessa caratteristica, ad effetto a girare veloce. Palla che invece viene servita proprio a Tavernelli, a Filippini, che cerca dopo il tocco di Tavernelli di entrare in area di rigore, laddove protestano i giocatori del Gubbio per un presunto fallo di mano in area. Si è arrabbiato molto anche Torrente. Beh, la protesta è veemente da parte di tutti i giocatori. Sinceramente in diretta non sono riuscito a vedere se c'è stato il colpo oppure no. Andiamola a rivedere. Sì, netto. Il pallone era indirizzato verso la porta, sì, di Santurro. Biondi aveva il braccio sinistro, sì, prende credo la mano sinistra proprio nettamente, non volontario, ma il contatto c'è, anche perché si stava girando, sì, il, sì, giocatore, però distanza molto ravvicinata, quindi ci può stare che nel movimento meccanico che un giocatore fa ha comunque il braccio staccato dal corpo, il tiro è stato molto veloce, credo sia stato coda a tirare. Sai che c'è da uomo di campo, no? Quando c'è una protesta, sì, no, sul gomito. Quando sì, c'è una protesta destro così, di coda, sì, si stava girando ma aveva il gomito, sì, largo Biondi, e ha praticamente fermato la traiettoria della conclusione del difensore centrale del Gubbio. Tutto questo al 19° minuto del primo tempo, con la San Benedettese in vantaggio 1-0, e il Gubbio che continua a spingere a sinistra con Filippini, con la collaborazione anche in questo caso
direttore di gara che ha concesso semplice rimessa dal fondo. Sbaffo era andato a dare manforte all'azione di Filippini. Partita molto difficile per Filippini, ha due clienti nella sua zona molto, molto bravi, Orlando e Rapisarda, che gli si propone in sovrapposizione da lontano. Malgrado ciò Filippini secondo me sta facendo un'ottima gara, perché è in difficoltà per un fatto di inferiorità numerica, ma sta attaccando lui e li sta costringendo tutti e due, a Rapisarda e a Orlando, a fare una fase difensiva molto bassa. Dalla panchina del Gubbio mi hanno chiesto conferma sulla sensazione delle proteste precedenti. Io mi sono un filo sbilanciato ascoltando il vostro commento, dicendogli che probabilmente era calcio di rigore. Intanto Cernigoi controlla il pallone, lo tocca per Orlando, che ha scambiato con Volpicelli, ancora Orlando, il pallone messo in mezzo, sceglie bene il tempo dello stacco Cuda, intervento irregolare di Alessio Di Massimo, l'autore del gol che sta tenendo in vantaggio la San Benedettese. E per quanto riguarda il cross della San Benedettese, come hai detto giustamente, Cuda ha scelto bene il tempo e lo dovrà fare sempre con una scelta di tempo ottimale, perché il cliente è un cliente molto difficile, perché Cernigoi è un giocatore che sul gioco aereo è molto forte, quindi se non lo contrasti giocando più di qualche volta in anticipo puoi avere qualche problema. Bel duello tra giganti quello tra Cuda e Cernigoi. 1,90 m il difensore centrale del Gubbio, 1,93 m il centravanti della San Benedettese, che ora ha perso palla. Poi l'intervento in anticipo di Carillo era terminato, stava rientrando dal fuorigioco però Juanito Gomez. Perché Torrente chiede ai suoi attaccanti Gomez e Tavernelli di giocare verso le bandierine e di conseguenza soprattutto i propri difensori di lanciare lungo verso le bandierine, perché sono due giocatori che nello spazio, nel lungo, possono tranquillamente mettere in difficoltà i due difensori centrali della San Benedettese, quindi dargli palla addosso è riduttivo, perché così agevola la fase difensiva della San Benedettese. Dargli palla nello spazio può dare qualche vantaggio. Con le mani Cinaglia, pallone di ritorno molto corto, e qui ci ha dovuto mettere tanto mestiere e un pizzico di fortuna il difensore romano, arrivato a settembre dal Novara. Filippini guarda in mezzo, sinistro tagliato, c'era Biondi sulla posizione, non è riuscita la torsione nell'impatto con il pallone, regala l'angolo al Gubbio, e sono 4 per la formazione di Torrente. Biondi si è concentrato molto sull'elevazione perché sapeva benissimo che doveva fare uno stacco importante per prendere questo pallone, e poi giustamente è arrivato un po' scoordinato, ma 4 giocatori del Gubbio avevano attaccato l'area di rigore. Se la cava ancora in qualche modo su questi calci piazzati che stanno impegnando molto nel gioco aereo la difesa della San Benedettese. Abbiamo visto 4 angoli, 4 schemi diversi. Grande apprensione in fase difensiva, perché quando batte il Gubbio è sempre molto pericoloso, perché porta tanti giocatori, perché usa schemi diversi, perché ha un effetto per chi calcia molto veloce e mette in difficoltà chi difende. Continui richiami alla difesa della San Benedettese da parte di Montero, che chiede ai suoi centrali soprattutto di stare più alti, mentre Torrente vede il buon momento del Gubbio, degli Ogubini, e quindi chiede di continuare, di insistere soprattutto sulla fascia sinistra, che è quella dove ultimamente sta facendo meglio la squadra ospite. Lo scambio tra Rapisarda e Biondi, il capitano della San Benedettese che si appoggia su Volpicelli, anticipato però
da Connati che lo ferma in fallo laterale. La rimessa affidata ancora a Rapisarda, che chiede movimento anche a Orlando, poi è costretto a ricominciare da dietro. Biondi si va per vie orizzontali con Carillo, non ha trovato soluzioni, erano tutti fermi, non aveva soluzioni Rapisarda per poter giocare, è stato costretto a farlo dietro nei confronti del proprio difensore Biondi. Però quelli che sono avanti devono comunque dare con il contromovimento delle soluzioni, se restano fermi inevitabilmente sono preda della fase difensiva. Gioca fuori dalla propria area di rigore Santurro, appoggia con i piedi per Biondi, pallone gestito poi da Angiulli, quindi Gemignani che si lamenta con i compagni per il poco movimento che non ha offerto soluzioni. Intanto si sono scontrati Cernigoi e Coda e Ravaglia ha messo il pallone in fallo laterale per permettere al direttore di gara di andare a verificare le condizioni del difensore centrale del Gubbio. Sì, più che saltare entrambi hanno cercato di prendere posizione per ostacolare l'altro. Cernigoi naturalmente nello slancio ha preso con il gomito nettamente Coda, ma involontariamente naturalmente. Ne approfittano gli allenatori. Montero ha detto, ha urlato, anzi ai suoi, non è il momento di provare giocate difficili, adesso bisogna giocare semplice e riprendere in mano il pallino del gioco, mentre Torrente ha continuato a incitare soprattutto i centrali difensivi che in un primo tempo hanno faticato a entrare in gioco, ma adesso stanno dando un po' più di equilibrio alla squadra. Il pallone tenuto in campo da Di Massimo. Non è riuscito a gestire il possesso però la San Benedettese con Volpicelli, il quale ha avuto una buona opportunità perché era posizionato bene tra le linee, non aveva pressione addosso, la palla filtrante è stata giusta, ha sbagliato lo stop perché lui essendo un mancino è ritornato dalla stessa zona da dove arrivava la palla e così ha agevolato il difensore nel contrasto. In quelle circostanze devi far sfilare il pallone, stopparlo con il destro, far sì che la palla non perda velocità e poi a quel punto tenti l'uno contro uno, perché se è a ridosso dell'area di rigore addirittura fai un tiro o un assist. L'intervento irregolare su Orlando da parte di Lorenzo Filippini. Di Massimo costretto a ricominciare da Biondi. Tocco di Volpicelli per Gelonese che dopo aver recuperato il possesso ha messo in mezzo non trovando Cernigoi perché ha scelto bene il tempo dell'intervento Cinaglia. Questa volta molto ben posizionata la difesa, Cinaglia bravo nell'anticipo. Biondi rimane vicino a Angiulli, scambiano i due, cerca di far aprire le maglie della squadra avversaria la formazione di Paolo Montero. 4 anni con l'Atalanta da giocatore, poi 10 a guidare la difesa della Juventus per il tecnico della San Benedettese. Beh, sulle due panchine in quanto a difensori, Torrente da una parte e Montero dall'altra, sono stati due difensori che hanno fatto la storia per la loro generazione. Seguiamo questa iniziativa della San Benedettese che va a raddoppiare con Cernigoi, 8° gol per Jacopo Cernigoi. Ma bravissimo nel prendere posizione davanti a Canotè, bravissimo nel
andare sul primo palo per agevolare anche il passaggio da parte del compagno, il quale fa un'azione incredibile perché riesce a puntare l'uomo. Guarda con quale qualità riesce a fare l'uno contro uno sull'esterno, entrare nel rigore quando la maggior parte dei giocatori in circostanze come queste vanno giù per indurre l'avversario a fare il rigore, visto che tra le altre cose il contatto c'è. Però una volta arrivato sul fondo dentro l'area di rigore, altrettanto bravo Cernicoi a farsi trovare nella zona del primo palo e a non permettere a Canotè di poterlo contrastare, perché gli ha preso la posizione davanti e con il tocco con l'esterno destro è riuscito a trovare il gol. Grande merito quindi del raddoppio della San Benedettese, firmato da Jacopo Cernigoi, va sicuramente ad Andrea Gemignani. Intanto l'opportunità per fare il tris sui piedi di Orlando, qui è stato bravissimo Ravaglia. Orlando se l'è allungata un pochino, ma Ravaglia è stato veramente bravo, provvidenziale, tempestivo nella scelta di tempo eccezionale. Però Orlando è la seconda volta che ha un'opportunità di andare in gol clamorosa, sbaglia lo stop in questa circostanza in una posizione molto molto agevole. Alla mezz'ora di gioco il raddoppio di Cernigoi e un attimo dopo l'opportunità per Orlando. Sembra allo sbando ora il Gubbio, anche se non ne approfitta pienamente la formazione di Paolo Montero. E sia lo sbando, tant'è che mister Torrente sta per effettuare un cambio, uscirà con il numero 5 Muñoz, pronto a entrare Benedetti con il numero 26. Volpicelli ci prova con il sinistro dalla distanza, palla al lato. È un tiro molto difficile anche perché sei molto distante, non sei lanciato, praticamente quasi da fermo. Poi cercare il tiro forte da quella misura sul secondo palo è molto molto difficile che la palla possa prendere la traiettoria giusta. Su Muñoz pesa naturalmente la caparbia percussione di Gemignani, che lo ha praticamente bruciato fuori, in occasione del raddoppio. Fuori posizione per quanto riguarda il primo gol e anche fuori posizione per quanto riguarda non era pronto nella fase di difesa, ha praticamente perso completamente di massimo, non dando molto spazio tra lui e Cinaglia in quella zona, e lì è stato bravo Di Massimo poi a trovare il tempo per andare in porta, e soprattutto nell'uno contro uno con Gemignani non riesce a mantenere né sotto il profilo del passo e né sotto il profilo del contatto. Si è alzata la bandierina del primo assistente dell'Olio, era terminato in fuorigioco Orlando. Io adesso non ricordo precisamente se nel momento in cui ha commesso il fallo su Gemignani fosse all'interno dell'area di rigore oppure fuori, però un giocatore che in quella fase, soprattutto gli attaccanti esterni, quando sentono il contatto dell'avversario vanno giù, tendono ad andare giù, e quindi avrebbe comunque commesso rigore se era all'interno dell'area. Però insomma ci può stare che un giocatore inizio gara possa essere in affanno, magari non essere entrato in partita, ma questo non significa bocciare un giocatore, è semplicemente una giornata no. Prova a reagire ora il Gubbio, non riesce però a gestire il possesso di palla. Lacti, l'albanese, fermato sulla tre quarti difensiva dei padroni di casa, e cercano spazio ora per dare respiro alla propria manovra. Lo fanno allargando verso Biondi, che torna per vie orizzontali verso Carillo, ancora a sinistra verso Gemignani. Sì, adesso non deve affondare e cercare per forza, forzando la giocata in avanti verso gli attaccanti, cercandoli per forza. Deve gestire la palla, aspettare che ci sia possibilmente nei continui cambi di gioco, che ci sia lo spazio per poter fare il 2 contro 1 in velocità sull'esterno dove c'è maggiore ampiezza, e lì poi trovare tramite la superiorità numerica la possibilità di arrivare al cross, all'assist o al tiro. Se la San Benedettese accelera in questo momento può solo ed esclusivamente andare a perdere le misure e dare dei vantaggi
al Gubbio, che comunque sarà costretto a rischiare qualcosa in più. Indicazioni per i movimenti di Volpicelli e Orlando da parte di Montero, soprattutto al numero 10, ha detto di stare attento e non andare troppo vicino al numero 20, a Orlando, suo compagno di squadra, per non togliergli spazi di manovra, mentre il mister Torrente si aspettava forse un po' di difficoltà, ma non certo questo passivo pesante dopo nemmeno la fine del primo tempo. Filippini, sbaffo, come sempre il raddoppio per vie interne non porta via l'avversario al giocatore che è in possesso di palla, e quindi sbaffo ha provato ad appoggiarsi sui centrali d'attacco, ha guadagnato un calcio di punizione il Gubbio per la carica da parte di Gelonese. Ma ci sono due considerazioni per quanto riguarda Carillo: ottimo l'intervento in fase d'anticipo, bravo nell'anticipare l'attaccante anche in una zona molto pericolosa, però questo poi ha comportato di dover arrivare in modo sbilanciato e non è stato in grado di poter né rinviare forte e quindi magari mandare il pallone a 40-50 metri, né tantomeno di potersi appoggiare al compagno che erano vicino, e quindi è stato molto bravo poi il Gubbio a recuperare il pallone. Punizione battuta profonda e ancora una volta si difende bene e riparte velocemente la San Benedettese, costringendo il Gubbio ad appoggiarsi sul proprio portiere Ravaglia, che ha servito Malacari, il capitano ha fatto proseguire poi Cinaglia, quindi Coda che ha recuperato la posizione come sempre sui calci piazzati. Difensore centrale del Gubbio va a dare manforte ai compagni del reparto offensivo per sfruttare le sue doti sul gioco aereo. Anticipo su Volpicelli, pallone tenuto in campo da Cinaglia. Lacti. Due uomini a centro area, il pallone di ritorno per Lacti, che è stato chiuso ottimamente all'ingresso dell'area piccola, poi altro intervento che fa infuriare i giocatori della San Benedettese, perché riteneva Angiulli non solo di aver subito fallo dall'avversario, ma anche che l'ultimo tocco fosse stato proprio del giocatore del Gubbio. Invece il direttore di gara ha concesso l'angolo, il quinto dell'incontro per gli ospiti. Altro schema e altra situazione pericolosa sotto porta di Santurro, protetto però da ben 5 compagni di squadra. Altro pallone calciato via da Biondi e salgono a 6 i corner in favore della squadra di Vincenzo Torrente. Non siamo riusciti ad intervenire perché sono state tante le situazioni sulle quali poter discutere, una di quelle proprio questa che stiamo per vedere. Ancora un'apprensione per quanto riguarda i calci d'angolo da parte del Gubbio in fase difensiva per la San Benedettese. Nell'azione offensiva del Gubbio, fatta bene secondo me negli ultimi minuti, due grandi interventi difensivi: il primo di Biondi, che è andato a togliere un problema non indifferente cercando di anticipare in area di rigore e ci è riuscito molto bene, e l'altro di Angiulli, dove poi reclamava il fatto che non ci fosse l'angolo, però è stato molto bravo nell'uno contro uno a contrastare Lacti, perché si era proposta una situazione molto interessante per il Gubbio. Sbaffo va giù a contatto con Biondi, per il quale scatta il cartellino giallo del direttore di gara. Primo giocatore a finire sul taccuino dei cattivi, il numero 2 della San Benedettese. E questa è una posizione un po' ibrida, perché da questa posizione cosa fai? Tiri direttamente in porta oppure cerchi lo schema? Perché non è proprio vicinissima per il tiro diretto, ma poi nello stesso momento
è troppo vicina per poter battere uno schema, perché non c'è lo spazio, considerando la posizione che metterà come linea difensiva la San Benedettese. Si va formando la barriera della San Benedettese, sbaffo sul pallone per la battuta con il destro. Quattro uomini in barriera voluti da Santurro. Direttore di gara che segna la distanza alla quale si devono tenere rispetto al pallone i giocatori della San Benedettese. Parte sbaffo, conclusione murata. Sì, non era facile, non era facile, anche perché hai una barriera molto nutrita e quando fai il tiro forte, quindi non dai l'effetto a giro, è difficile da una distanza simile evitare la barriera. Con le mani Filippini. L'ultimo tocco è stato di Benedetti, entrato in campo al posto di Muñoz. 5 minuti fa. Rafa Muñoz, difensore spagnolo, che è stato protagonista in negativo in entrambi i gol della San Benedettese, che ora prova con Volpicelli dal limite, conclusione di sinistro che non inquadra lo specchio. Ma l'idea era giusta, l'idea era giusta, perché si è portato avanti il pallone mantenendo, vedi, bene la coordinazione, anche il rimbalzo a mio avviso era un rimbalzo giusto, ha avuto solo il pallone un po' troppo sotto al corpo e non è riuscito così a dare la giusta precisione, perché credo che la sua intenzione fosse quella di tirare sul secondo palo. Con le mani da Pisarda. Un rilancio di Biondi intercettato da Konaté. Sbaffo di testa in anticipo su Rapisarda. Pallone che in qualche modo arriva a Juanito Gomez. Raddoppiato, riesce ad andare via. Salta anche un terzo difensore della San Benedettese, allarga a destra, dove però ci pensa su un po' troppo. Perde il possesso di palla Malaccari. Orlando, squadre che si sono aperte, si può giocare anche con ampi spazi, lo fa Volpicelli, tenta l'elastico per disorientare il marcatore che era andato a chiuderlo. Si tratta del capitano del Gubbio, Malaccari. Intanto l'intervento fuori tempo scomposto da parte di Gelonese sul baffo, che si lamenta con il direttore di gara. Giuseppe, intanto Benedetti è andato a giocare come regista, come centrocampista centrale, Malaccari va a fare il quinto al posto di Muñoz sull'esterno destro, proprio per, giustamente Torrente ha cercato di mettere Malaccari in quella zona per contrastare la velocità sia di Gimignani che di Massimo, e lo abbiamo appena visto nell'ultima azione dove Di Massimo è andato via e ha fatto fatica Malaccari, malgrado sia un giocatore molto veloce, a contrastarlo, ma d'altronde non poteva fare diversamente. Per cercare di contenere in quella zona ha bisogno di un giocatore veloce e esperto per poterli contrastare nella maniera giusta. Cernigoi, pallone buttato via, e si arrabbia Di Massimo. Cernigoi cerca di rimediare facendo pressing e poi chiede scusa al compagno, non riesce però a guadagnare metri il Gubbio. Un aspetto del primo tempo, ormai siamo alla fine, riguarda Rapisarda. Rapisarda è un giocatore che ha capacità di ribaltare l'azione in velocità, veramente credo che sia in assoluto uno dei terzini destri più forti della categoria. Quindi nel suo ruolo, io dico sempre, definisco dei top player, e lui nel suo ruolo lo è sicuramente. Però poche volte si è sovrapposto a Orlando, soprattutto in un'azione degli ultimi minuti dove Orlando
in apertura di Angiulli aveva la possibilità di poter scambiare con il compagno sull'esterno, invece Rapisarda ha mantenuto la posizione, non è partito, e adesso questo potrebbe essere anche spunto di domanda, no? Nei confronti del mister a fine gara, del dire: l'hai tenuto bloccato tu oppure il giocatore che non se la sente di andare in virtù anche del vantaggio, quindi cercano di mantenere la posizione per mantenere il risultato. Eccolo Rapisarda che interviene in anticipo su Juanito Gomez, che era terminato in fuorigioco. Tabellone luminoso che viene mostrato con un minuto di recupero concesso dal signor Rutella. Catanese cresciuto proprio con gli etnei. Francesco Rapisarda, poi Cosenza, L'Aquila, Vigor Lamezia e Lumezzane, prima di arrivare nel gennaio 2017 alla San Benedettese. Intanto cartellino giallo per Benedetti, sì, che ha rischiato forse anche qualcosa in più. Rischiato qualcosa in più per le veementi proteste dopo quel colpo al volto, sì, di Massimo con Malaccari. E di Massimo a Malaccari. Adesso si stanno chiarendo i due giocatori, ma è un colpo deciso questo, non è un colpo fortuito. Intanto se ne va il minuto di recupero concesso dal signor Rutella. Squadre che tornano negli spogliatoi per l'intervallo, con la San Benedettese in vantaggio 2-0. I gol al decimo minuto con Alessio Di Massimo, il raddoppio alla mezz'ora di Jacopo Cernigoi. Roma giovanili, arrivato in estate in prestito dal Parma, ma l'anno scorso era in forza alla Ternana, giocatore che ha già segnato 5 gol quest'anno. Beh, è tanta roba per Montero. Tanta roba, perché Marco Frediani è un grande giocatore, è un giocatore, non l'abbiamo visto dall'inizio in questa gara perché in settimana ha avuto l'influenza e quindi non si è allenato molto bene, stessa cosa che ha avuto Cernigoi. Intelligentemente all'inizio gara l'allenatore non mette in campo due giocatori che potenzialmente possono essere sostituiti entrambi nell'arco della gara, quindi ha fatto inizialmente la panchina, ma poi nel momento in cui lo chiami ad entrare in campo, tra le altre cose, un giocatore duttile, perché nella fase offensiva può giocare come trequarti, può giocare come punta esterna a destra o a sinistra, lui è un destro, ma soprattutto ultimamente sta dando il meglio di sé come mezzala di centrosinistra in un centrocampo a tre, è lì che ha trovato i gol. Interviene subito il direttore di gara per una carica da parte di Gelonese, calcio di punizione in favore del Gubbio. San Benedettese in vantaggio 2-0, le reti nel primo tempo al decimo di Massimo, al trentesimo di Cernigoi. L'appoggio laterale di coda per Cinaglia, lancio verso Tavernelli, il recupero di palla da parte della San Benedettese con Gemignani, e questa volta è molto attento e veloce Tavernelli a recuperare su Gemignani, che soprattutto in occasione del secondo gol è stato un grande protagonista con velocità e caparbietà. Intanto il Gubbio arriva in area di rigore, riesce in qualche modo ad arginare la prima iniziativa degli ospiti. Carillo, continuano ad insistere i ragazzi di Torrente, ancora Carillo, tocca il pallone che arriva a Cernigoi, che salta netto coda e poi serve un pallone che viene calciato verso la porta di Ravaglia, bravissimo nell'occasione, con forse poca freddezza. Però quanto è stato da bello da parte di Volpicelli, quanto è stato bello il doppio passo al limite dell'area, uno contro uno, ed è andato via sul destro,
quindi sull'esterno, perché lui essendo un mancino il difensore si aspettava sul suo piede non naturale, il difensore si aspettava che potesse andare verso l'interno, invece doppio passo è andato via sull'esterno molto molto bene, e sinceramente credo che abbia sbagliato la cosa più semplice, perché aveva due opzioni: quello di poter tirare con il sinistro a porta praticamente spalancata o servire Cernicoi, che era in lungolinea, quindi facile anche per lui poter servire il compagno. Terzo minuto della ripresa, dunque la grande occasione per chiudere la gara per la squadra di Paolo Montero. Bellissima giocata di Cernicoi a centrocampo e Volpicelli che si è visto respingere la conclusione da Ravaglia, che ora battezza fuori il traversone di Frediani. Umberto Martini. Sì, dicevo, non è cambiato molto il copione rispetto al primo tempo, e lo ha notato anche Torrente, che ha chiesto ai suoi di stare più stretti e di provare a giocare più in velocità per mettere in difficoltà la San Benedettese, che sembra però ancora padrona del campo. San Benedettese che recupera palla ora con Cernicoi, era terminato in fuorigioco Volpicelli. Beh, Torrente ha smentito il suo tecnico, perché è cambiata dal punto di vista tattico il Gubbio ed è passata al 4-3-1-2 con Sbaffo che è andato dietro le due punte. Malaccari è tornato di nuovo a centrocampo e Cinaglia che fa il terzino destro. Quindi ha proposto una difesa a 4. Proprio Sbaffo che mette in mezzo un pallone velenoso, legge bene il rimbalzo però Carillo. È la seconda volta che fa un intervento decisivo dal punto di vista difensivo, anche precedentemente era riuscito ad intervenire di testa su un cross che arrivava dalla sinistra. Ragazzo napoletano classe 96 Luigi Carillo, è arrivato in prestito dal Genoa l'anno scorso, ha fatto parte della rosa del Brescia che ha vinto il campionato di Serie B ottenendo la promozione in Serie A, ma non è mai stato utilizzato durante il campionato che ha detto. Questo giocatore, questo ragazzo cresciuto nella Juve Stabia. Quanto a grinta, il Montero allenatore non ha nulla da invidiare al Montero giocatore, perché ha urlato due volte ai suoi attaccanti: questo film l'ho già visto, bisogna fare gol, bisogna fare il terzo gol, non voglio rivedere questo film. E c'è stata un'altra situazione offensiva non sfruttata dalla San Benedettese, infatti si stanno parlando ora Frediani e Volpicelli. Aveva guardato in mezzo Frediani, aveva visto il movimento ad andargli incontro del compagno, che poi però a centro area si è allontanato. Ora stanno continuando a parlare i due giocatori proprio sul punto di battuta di questa punizione in favore della San Benedettese concessa dal signor Rutella per un fallo di mano dei difensori del Gubbio. Finta di Frediani, il pallone messo in mezzo da Volpicelli, il colpo di testa di Carillo di poco sopra la traversa. Ma interessante anche la finta di Frediani, perché nel momento in cui è passato sul pallone facendo finta di calciare, poi è andato verso il centro per l'eventuale respinta da fuori e quindi pronto per il tiro dalla distanza. Andrea Coda, l'errore a centrocampo di Benedetti che poi va a cinturare Volpicelli, il quale Volpicelli si posiziona proprio nella zona del regista di Benedetti e cerca di limitargli il più possibile il raggio d'azione, e se in quella zona Benedetti ha
ritarda nel giocare la palla o magari ha uno stop non proprio preciso, è normale che agevola poi il numero 10 della San Benedettese in una zona del campo molto pericolosa, tra l'altro. Il pallone messo giù da Gelonese, la gabbia efficace su Orlando, che ha anche subito fallo da Filippini. Punizione affidata da Giulli. Perde palla banalmente la formazione di Montero, che si deve guardare dalla ripartenza del Gubbio, si è riposizionata velocemente. La squadra di casa, poi la chiusura di Filippini e Konaté, palla in fallo laterale. Ma giustamente Frediani richiama il compagno Angiulli, perché Frediani è partito molto velocemente nella zona centrale e si aspettava che Angiulli potesse servirlo proprio centralmente, perché ormai non aveva più nessuno a contrastarlo, aveva preso in velocità la linea difensiva ed era proiettato verso la porta. Angiulli ha preferito giocare su Volpicelli dalla parte opposta e questo ha fatto sì che perdessero il pallone. Cernigoi, spostato di mestiere da Cinaglia, che va poi a toccare per ultimo mettendo in fallo laterale. Frediani lascia l'incarico della rimessa a Gemignani. Pallone messo fuori da Cinaglia, controllato poi Frediani. Da due passi, cercato di superare Ravaglia con pendo dal basso verso l'alto, pallone che è schizzato sopra la traversa. Ma è stato costretto a mettere forza nel tiro, perché c'era il contrasto di Coda che stava in recupero da dietro e quindi per evitare cercare l'anticipo, cioè per cercare l'anticipo sull'avversario, è stato costretto a colpire con forza e questo gli ha impedito di trovare la porta. Normale che da quella posizione, soprattutto con il portiere in uscita bassa, basta un tocco sotto morbido per cercare di tagliar fuori, ma se vai per il colpo morbido devi prendere una coordinazione diversa, arrivi più lentamente sul pallone e quello poi permette all'avversario che sta recuperando, Coda in questo caso, di poter intervenire. Un pallone mal gestito al limite dell'area al decimo minuto della ripresa dal Gubbio, ha portato alla conclusione Frediani, che non ha inquadrato lo specchio ed ora è andato a commettere fallo su Cinaglia. È una squadra, il Gubbio, che si sta rischiando, ma quanto rischiava anche nel primo tempo, però è più propositiva nel possesso palla, riesce a salire con più uomini, riesce a fare una manovra più omogenea. Benedetti per la battuta di questo calcio di punizione, per il quale Santurro chiede due uomini in barriera a copertura del primo palo. Salgono saltatori della formazione ospite, in particolare Cuda va a portare pressione nell'area piccola, guadagna l'angolo il Gubbio. Sono sette i corner in favore della formazione di Torrente. Cambia anche la teoria per la disposizione dei calci d'angolo, perché fino nel primo tempo li hanno calciati tutti in maniera diversa e oltre alla teoria è cambiata anche la pratica, perché è proprio completamente diverso. Con i piedi Ravaglia, anticipo da parte di Carillo, fino a questo momento assolutamente impeccabile. Sì, grandi interventi
sempre puntuale. Non dimentichiamo la scivolata del primo tempo, che è stata una scivolata perfetta. Gli allenatori solitamente, mi riferisco a quella scivolata di Carillo nel primo tempo, solitamente sono contrari agli interventi del genere, perché, ripeto, un difensore che va a terra è un difensore tagliato fuori, che non può più recuperare la posizione, non può più contrastare nessuno, quindi o prendi la palla o vai in difficoltà. Altro cambio in vista per il Gubbio: esce con il numero 8 Lacti, entra il numero 9 Meli. Ragazzo giovanissimo Marco Meli, classe 2000 di Pontedera, cresciuto nella Fiorentina e in prestito dai Viola. Cinaglia, il traversone basso intercettato. Ci riprova ancora il Gubbio, questa volta con Cinaglia. Non riesce ad uscire la San Benedettese. L'aggressività da parte della formazione di Torrente. Si affida alle ripartenze di Cernigoi, la squadra di Montero, e il centravanti dei padroni di casa va a conquistare una punizione importante. Ma devono stare attenti alle ripartenze, come giustamente hai detto tu, perché guarda Orlando, guarda la posizione di Frediani, sono molto larghi, molto alti, e quindi in ampiezza prendono tutto il campo, e nel momento in cui rubano palla i difensori possono avere subito le soluzioni sugli esterni per far ripartire la squadra, quindi il Gubbio deve essere molto attento a questa fase difensiva. Cinaglia in anticipo, Frediani che poi tocca a Gemignani, il traversone intercettato da Coda all'ingresso dell'area piccola, recupera ancora Frediani, tende il movimento dei compagni, vede arrivare Angiulli, tiro cross ben letto e bloccato da Ravaglia. Sì, molto, molto bravo Ravaglia nel prendere il tempo per uscire. I compagni non si aspettavano il cross da parte di Angiulli in quella circostanza, infatti sono rimasti fermi sia Volpicelli che Cernigoi. Va a recuperare palla Meli, la gioca all'indietro verso Konaté, servito Coda, largo c'è Cinaglia, il centrale difensivo del Gubbio preferisce far proseguire Konaté. La verticalizzazione per Meli da quest'altra parte, chiede palla Tavernelli, Cinaglia, percussione centrale, la chiusura efficace, il retropassaggio molto pericoloso però per Santurro, che recupera con i piedi, ci mette una pezza il portiere della San Benedettese. Cambia gioco, allarga a sinistra Benedetti, il traversone deviato da Rapisarda, poi tentativo in girata, il cross che non può essere raccolto da nessun compagno. Sì, molto difficile Tavernelli. Molto difficile il cross di Tavernelli, ma d'altronde non poteva fare diversamente, era con le spalle girate sotto pressione dell'avversario. Ha trovato lo spazio sull'esterno verso il fondo dell'area di rigore e con il sinistro ha cercato di poterla mettere sul secondo palo, ma lì era molto difficile per i compagni intervenire. Trova spazio nell'area di rigore avversaria a sbaffo, che poi gestisce male questa situazione offensiva. Sì, è più opportuno da lì rientrare con il destro per andare al tiro, vista anche le sue caratteristiche. Adesso si è un po' spostato sull'esterno nella zona di centrosinistra, poi ogni tanto si accentra ma quasi sempre agisce sulla zona di centrosinistra. È un giocatore che giocando sull'esterno perde molto delle sue qualità aeree, perché è un giocatore che dal punto di vista della struttura ti mette in grandi difficoltà. Juanito Gomez tocca per Benedetti, quindi Meli che fa proseguire Filippini, il cross. Nessun problema per Santurro.
Eh sì, nessun problema, vuoi perché il cross comunque è lento, vuoi perché è nella zona del portiere, ma anche perché in area di rigore se vai a un cross da quella distanza comunque hai Juanito Gomez e Tavernelli che non sono sul gioco aereo, due giocatori che possono andare sull'anticipo, e allora devi fare un tipo di cross diverso, deve essere un cross massimo ad altezza uomo, non puoi cercare di farlo per il colpo tagliato di testa in elevazione, tagliato e veloce, anche perché c'era la possibilità, perché nel momento in cui Meli ti apre il gioco sulla corsa arrivi in velocità e devi mettere una palla rapida, una palla veloce. Con le mani rapisarda il capitano chiede movimento ai compagni, trova l'appoggio su Cernigoi, raddoppiato irregolarmente, va a guadagnarsi un altro calcio di punizione strattonato da Benedetti. Ma questi sono calci di punizione che danno grande vantaggio, vuoi perché spezzano il ritmo e quindi ti danno la possibilità di poter recuperare e non dare anche intensità di gioco all'avversario, e vuoi perché ti permettono comunque di portare 5 o 6 giocatori in area di rigore e quindi avere un'opportunità offensiva. Pallone intercettato al limite dell'area, la ripartenza di Tavernelli che trova collaborazione Malacari e poi Benedetti, quindi ancora il capitano del Gubbio. È scivolato Tavernelli che si arrabbia con il primo assistente, ma scivolando è andato a bloccare il pallone con il braccio. Sì, credo che sia scivolato sul piede d'appoggio. E così si poi lamentava una spinta. Intanto nella San Benedettese esce con il numero 20 Orlando, entra con il numero 3 Trillo. Un po' uno scioglilingua, numero 3 Trillo, ma è un... anche lui è uno dei protagonisti di questa fase della San Benedettese. Ragazzo che tra l'altro è tornato in estate dal prestito all'Arzachena. Frusinate, cresciuto nel Frosinone, Lorenzo Trillò. E proprio con il suo ingresso Montero ha chiesto di passare al 4-3-3. Sì, infatti Trillò andrà a fare il centrocampista di centrosinistra, con Angiulli che farà il centrale e Geronesi il centrodestra. Con le mani Gemignani, il pallone per Frediani, veloce da parte di Cernigoi, riesce a tenerlo in campo il numero 18 della San Benedettese, il traversone con Cernigoi che ha svettato ma non è riuscito a dare forza, ad imprimere forza alla propria conclusione. Nessun problema per Ravaglia. Sì, è andato molto alto, però poi devi dare anche una frustata importante, indirizzare il pallone. La palla non era molto veloce, era una palla abbastanza lenta perché arrivava da molto lontano. Non era facile, anche perché Canotella ha contrastato molto bene. La verticalizzazione di sbaffo intercettata da Biondi, è rimasto a terra Cernigoi. Il cerchio di centrocampo si prosegue, azione portata sulla corsia laterale da Cinaglia. Pronto il raddoppio su di lui, effettua un traversone quasi più della disperazione, non aveva più alternative arrivato anche perché, a quel punto. Anche perché lo ha fatto con il sinistro praticamente da fermo, non riesce a dare forza al pallone e precisione. Non c'era nessun compagno vicino che potesse dargli supporto. Ma in quel modo Giuseppe difficilmente riesce a mettere il pallone in area di rigore in una distanza che possa superare il dischetto. Pallone allargato. Sbaffo a Filippini, quindi ancora sbaffo. Cernigoi intuisce le intenzioni di Coda, gli ruba palla, attende l'arrivo dall'altra parte
di Volpicelli dentro Cernigoi e Trillò, oltre a Frediani. Volpicelli che viene atterrato fuori dal box del Gubbio. Sì, no, era inutile questo fallo e dover intervenire, ormai aveva portato la palla verso la bandierina, si è raddoppiato giustamente internamente da Filippini, il quale gli aveva impedito di poter entrare Volpicelli con il sinistro verso l'interno. Hai portato l'avversario ad andare verso la bandierina, temporeggiare 2 contro 1 e lì cerchi di portar via il pallone. Commettere fallo da questa posizione è sempre molto pericoloso. Salgono i saltatori della formazione di Paolo Montero. 2 uomini in barriera a copertura della traiettoria verso il primo palo voluti da Ravaglia. Marcatura a zona. Per il Gubbio la conclusione tentata direttamente verso la porta ospite. È molto difficile da quella posizione far passare la palla velocemente sul primo palo, quasi raso terra. Soprattutto per chi difende a zona presidia molto quell'area, quel punto dell'area. Si sta abbassando un po' troppo adesso la San Benedettese e nelle ripartenze fa fatica, perché praticamente con giocatori come Volpicelli o come Frediani ripartono da molto molto lontano. Cinaglia, pallone toccato di testa anche da Juanito Gomez, intervento irregolare da parte di Cinaglia su Frediani. Calcio di punizione battuto da Carillo. Biondi, Gelonese, Rapisarda taglia il campo pericolosamente, raccoglie il pallone Trillo, si addormenta Gelonese, ne approfittano gli ospiti che recuperano con Konaté, quindi Coda. Lancio per Tavernelli, non c'è intesa con Malaccari che poi va a commettere fallo ai danni di Gemignani. È soprattutto l'intesa che sta creando qualche problema nella gestione della palla e fa perdere un po' di tempo nel gioco. Eh sì, infatti proprio in questo, su questo torrente ha detto ai suoi parlatevi di più, perché non è possibile, come è successo poco fa in difesa, 2 contro 1, intervenire entrambi e intervenire male. Mettetevi d'accordo, parlatevi di più. Rimessa laterale in favore della San Benedettese, sfugge il pallone al controllo di Frediani. Giuseppe, stavo guardando la posizione di Meli, ragazzo molto interessante. Intanto Frediani ruba palla, la dà a Cernigoi, è stato anche contrastato in modo molto rude da Cinaglia sul cross di Cernigoi, una deviazione che ha favorito l'uscita di Ravaglia. Stavo dicendo la posizione di Meli, che è andato praticamente in questo momento. Questo è l'intervento che poteva costare il cartellino a Cinaglia su Frediani. Meli nel momento in cui è entrato in campo ha avuto 2-3 situazioni di gioco dove ha dato qualità proprio al passaggio. E adesso si è posizionato come esterno di sinistra e ti devo dire che questo ragazzo ha un'ottima fisicità, grande gamba, qualità tecniche. Consideriamo che è un 2000. Eh sì, compirà 20 anni il prossimo 2 febbraio. 1,85 m di altezza per questo ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Intanto finisce sul taccuino dei cattivi anche Konaté, qualche
battibecco per un intervento. Pericoloso da parte del difensore del Gubbio. Intanto sono tanti i giocatori che si scaldano dall'una dall'altra parte e soprattutto per quanto riguarda le due panchine ci sono veramente tantissimi giovani, 99, 2000. Personalmente vorrei fare io una richiesta a Montero di far entrare Malandruccolo, che è di Latina, quindi conosco benissimo da sempre il ragazzo del 2000, più precisamente di Pontinia. Tra altre cose il papà è presidente di una squadra d'eccellenza, proprio Pontinia appunto, ragazzo che ha fatto il settore giovanile del Genoa, scoperto da uno dei più grandi talent scout italiani, Gino Bondioli, ti dico l'ultima, Mattia Perin. Sua scoperta, ma veramente mi auguro che Montero gli possa dare qualche minuto. E mi sono informato, Mario, ma al momento non sembra, non si è alzato, no, dalla panchina, non no. Sembra mettici tra, una buona parola tra con i Montero primissimi. Allora. Ma Montero è meglio come lasciarlo, dire, lasciarlo stare per il momento, magari poi glielo diciamo con calma a fine partita. Pallone per Volpicelli che cercava di incrociare da quest'altra parte dove era arrivato in area di rigore Frediani, è stato Cunate a fermarlo, così come ora. Ma Volpicelli chiede il numero 3 del Gubbio, ha accompagnato fuori l'azione offensiva della San Benedettese. Volpicelli chiede scusa a Frediani e credo che dovrebbe chiedere scusa a Rapisarda, che una delle poche volte che si era proposto bene in sovrapposizione e invece ha fatto la scelta sbagliata, a mio avviso, Volpicelli, perché Rapisarda con quello scatto aveva guadagnato molto campo e aveva la possibilità di arrivare al cross tranquillamente. Pallone che arriva nella zona di competenza di Santurro. Lancio in profondità per Meli, sul quale non rischia Biondi, la mette direttamente in fallo laterale. Allora intanto entrerà Piredda nella San Benedettese, prenderà il posto di Ceringoi che ha dato tanto e nelle ultime azioni è sembrato un po' appesantito il numero 9 Ceringoi, che comunque ha dato grande dimostrazione delle sue qualità in questa partita. Eccolo il tabellone luminoso con l'indicazione della sostituzione. Sì, manca però il subentrante, cioè Ceringoi è pronto a uscire. Ma nel frattempo Piredda non si è ancora sistemato, si sta aggiustando adesso i parastinchi e quindi Ceringoi rimane regolarmente in campo tra le lamentele degli eugubini che chiedono più celerità al cambio, e anche l'arbitro adesso va a richiamare Montero chiedendogli più rispetto. Che in questa storia non c'entra assolutamente niente, perché era proprio completamente dalla parte opposta, io lo stavo guardando, non c'entra assolutamente niente, è un malinteso tra l'addetto al cambio e il ragazzo. Ma come spesso capita l'allenatore si prende colpe. Si prende le colpe perché lui aveva dato l'indicazione di fare il cambio, se poi dopo gli altri non sono pronti c'entra fino a un certo punto. E abbiamo visto che in campo è andato a sbrogliare la situazione Frediani, che ha detto a Ceringoi di rimanere in campo fino a quando il compagno non fosse stato pronto per entrare sul terreno di gioco, e proprio Ceringoi ora è entrato in modo irregolare e non è ancora pronto Piretta.
ed è andato a chiedere scusa Cernigoi a Benedetti, che è ancora a terra. Sì, Piredda non è ancora pronto. Sì, probabilmente era in pigiama perché si è cambiato completamente da maglietta, pantaloncini, tutto. Però adesso è pronto. Ma prima c'è un altro cambio. Infatti entra prima Cesaretti nel Gubbio al posto di Gomez. Poi subito a ruota è il momento di Piredda al posto di Cernigoi. Cesaretti per Juanito Gomez, non cambia piuttosto niente. Spento. Sì, non cambia niente perché comunque Cesaretti è un attaccante. Piredda per Cernigoi e qui qualcosa dovrebbe cambiare. Sì, probabilmente va davanti Volpicelli, andrà a fare la prima punta. Sì, perché Piredda va a giocare come mezzala di centrosinistra e Trillo va a fare la punta esterna a destra con Frediani punta esterna a sinistra. Ruolo naturale per Marco Piredda, cagliaritano, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, arrivato a luglio in estate dopo l'esperienza all'Olbia lo scorso anno, era stato svincolato a febbraio però dai sardi. Allora che viene tenuto in campo da Tavernelli. Problemi sì, per Benedetti nel contrasto aereo con Volpicelli, il quale giustamente sta dicendo l'ho preso con la spalla ma non l'ho fatto apposta, ecco stiamo vedendo adesso. A proposito dei cambi, non vorrei sbagliare ma mi sembra che Torrente abbia effettuato tre cambi usando tre giocatori, tre pause. Sì. Mentre Paolo Montero ha effettuato tre cambi utilizzando due pause perché quella di Frediani è arrivata nell'intervallo. Sì, sì. Difatti i giocatori della panchina del Gubbio hanno smesso di fare riscaldamento perché non c'è più possibilità di ingresso. E quindi anche in questa situazione con Benedetti che è subentrato nel primo tempo a Muñoz, infortunato alla spalla, non può effettuare cambi. Ma io non credo che sia stato determinato dal colpo di Volpicelli, credo che sia un problema di spalla perché lui ha alzato il braccio nel contrastare e probabilmente nel contatto deve aver fatto un movimento scomposto. Giocati 81 minuti di questa sfida tra San Benedettese e Gubbio con i padroni di casa in vantaggio 2-0. Beh, dalle smorfie di Benedetti dovrebbe essere uscita la spalla. Eh sì, sono qua, sto guardando e dovrebbe essere uscita la spalla. I medici lo stanno massaggiando, stanno tastando, ma il problema sembra serio. Intanto Santurro non si fa sorprendere dal pallone lungo giocato da centrocampo da Cuda. Sì, una palla difficilissima per Cesaretti. Infatti questa. Infatti Benedetti si sta sedendo e gli stanno mettendo anche un cappotto sopra, quindi al momento non rientra in campo. Inferiorità numerica dunque per il Gubbio che rischia sul pallone messo in mezzo da Piredda e
la conclusione di Gelonese, che è andata a sbattere sul palo. Conclusione anche fortunosa, direi. Non avevano dato fiducia a Piredda, il quale è riuscito a fare invece un cross molto interessante, e sia Volpicelli che Gelonese sono rimasti fermi poi nel rimpallo, perché Ravaglia ha comunque deviato il pallone verso la zona centrale dell'area, e lì nel rimpallo la palla è caduta su Gelonese, il quale poi ha preso il palo esterno. Deve giocare con i piedi Ravaglia, rilancia rischiando però. Direttore di gara che ha fermato il gioco e ha concesso un calcio di punizione in favore della San Benedettese. Umberto, se si alza Palandrucolo, fammelo sapere subito. Guarda, sono qua che osservo attentamente, ma per il momento mi sembra che sia piuttosto distante dall'entrare in campo, però le speranze restano. Forse sarebbe stato più pronto lui di Piredda prima, però il mister ha deciso diversamente. Intanto questa è una fase della gara molto spezzettata. Beh, naturalmente questa fase agevola la San Benedettese, che non ha nessun interesse ad accelerare le azioni di gioco, anche perché anche nei cambi ha testimoniato il fatto che comunque ha cercato di contenere e non di andare ad attaccare ulteriormente Montero. Intanto è ritornato in campo Benedetti. Sì, è tornato con fatica, perché comunque si torna la spalla in parità numerica. Sì, immobile. Umberto, ci puoi confermare, per quanto vediamo noi da qua su, che continua a tenere il braccio destro molto attaccato al corpo. Sì, eccolo, sì. Ora sì. Che tocca palla, la controlla senza muovere le braccia, o meglio, senza muovere il braccio destro. Sì, sì, ma ho parlato con lo staff medico del Gubbio, hanno confermato la diagnosi di Mario, gli è uscita la spalla e quindi è molto dolorante, un po' alla Beckenbauer se vi ricordate, ma senza la fasciatura, però credo più o meno la postura del numero 26 del Gubbio sia più o meno quella. Eh sì. Solo quella mi sa, però no, il resto forse non è, forse non è un problema per quanto riguarda la gestione della palla, l'abbiamo appena visto che comunque riesce a giocare, diciamo, quasi con tranquillità. Il problema è nella fase difensiva, se deve fare qualche contrasto naturalmente lì ha qualche difficoltà in più. Biondi, Piredda per Carillo, chiamato in causa anche Santurro. Rilò contrastato efficacemente, perde palla, la recupera poi Angiulli sul rilancio verso Frediani, che di petto ha tentato di mettere in movimento di prima intenzione Piredda. La ripartenza da parte del Gubbio, la copertura per Santurro arriva da Carillo, onnipresente. E ancora una volta posizionato molto bene, e stavo facendo proprio questa riflessione proprio su Carillo, dovendo dare il migliore in campo della San Benedettese per una squadra che crea tra gol fatti e palle gol, non dico una decina ma 7-8 nitide ci sono state, premiare il migliore in campo un difensore sembra un po' una contraddizione, però sicuramente tra i candidati come migliore in campo, perché ha fatto una partita a mio avviso senza né minima sbavatura. Sta per arrivare il tuo momento, visto, hai questo, ancora poco per questo, decidere. Per questo avevo visto il minutaggio. Secondo me il migliore in campo per Mario è Malandruccolo. Guarda che è un grande giocatore, è un ragazzo del 2000 molto giovane, è un regista, un giocatore molto tecnico, dotato dal punto di vista tecnico veramente in modo notevole.
Ma d'altronde il settore giovanile del Genoa, e Carrillo ne è uno di questi, il settore giovanile del Genoa dove c'è Michele Sbravati, grandissimo scopritore di talenti, è uno dei settori giovanili all'avanguardia in Italia. Ne ha diversi di giocatori interessanti a disposizione Paolo Montero. Sta cercando di far fare un po' a tutti anche il minutaggio. Parlando proprio di giocatori del Gubbio, che in questo momento non ci sono, c'è anche Di Silvestro, un attaccante che un'assenza importante. È un'assenza molto importante, scuola Juventus, purtroppo quest'anno ha avuto un infortunio con il ginocchio, ma è un giocatore che nell'economia del Gubbio pesa tantissimo la sua assenza. Costretto a tenere palla Cuda, non c'era più la possibilità per allungarsi su Cinaglia dopo lo scambio con Kunate. Palla che arriva a Malacari, quindi Cinaglia. Ma d'altronde vedi, ha proprio rinunciato alla fase di pressing la San Benedettese, accorcia tantissimo le due linee, a ridosso dell'area di rigore non lascia gli spazi, e in queste circostanze chi ha la palla deve per forza di cose cercare di scavalcare questa linea di difesa, perché altrimenti non trovi lo spazio per entrare, come è stato fatto in questo caso. Un minuto più recupero alla conclusione, l'uscita di Santurro che va a porre termine all'azione offensiva del Gubbio che aveva portato in area di rigore Tavernelli. Colpo di testa di Piredda, non arriva a destinazione, era già partito Frediani pronto ad aggirare Cuda che non si è fatto sorprendere dagli avversari. Il pallone toccato da Gemignani dietro per Santurro che gioca con i piedi, con il sinistro, lui che è un destro naturale. Mette in fallo laterale, la rimessa già effettuata dagli ospiti. Bernelli, poi Benedetti ha ricevuto da Malacari e fa proseguire dall'altra parte Filippini, il traversone profondo ma fuori misura. Saranno 4 i minuti di recupero, li ha indicati manualmente l'arbitro e adesso si sta per alzare il tabellone luminoso. Eccolo. Sono 4 i minuti di recupero. Altro cambio nella San Benedettese. Esce Volpicelli ed entra, non entra Malandruccolo, ma entra Miceli con il numero 6. Prova a girarsi Meli su di lui però, e questo è veramente un bel duello, in chiusura c'è Carrillo che concede soltanto l'angolo al Gubbio. Fondamentalmente la squadra di Torrente ha prevalso solo sui tiri dalla bandierina. Sì, però dobbiamo anche dire che nel secondo tempo è stata una squadra completamente diversa. Nel secondo tempo ha giocato praticamente nella tre quarti avversaria, ha sempre imposto il gioco, c'è stato un cambio dal punto di vista tattico e questo ha dato maggiore equilibrio offensivo alla squadra, anche se poi fondamentalmente non è mai stata pericolosa sotto il profilo della manovra. Un difensore al posto di un attaccante, dentro Miceli che va subito in area di rigore ad aiutare i propri compagni su questo corner.
a lui però insolitamente Montero ha chiesto di andare al posto di Volpicelli, quindi giocherà più avanzato rispetto a... No, non credo, eccolo lì nella linea difensiva come centrale, lo vedi, centrale della difesa a tre, proprio perché sa che in questi minuti finali ci sarà la palla lunga, lui è un difensore centrale. Io ho sentito così, ma... Lascerà davanti Frediani e Trillò. Frediani e Trillò, sì, con Piretta a sostegno. Sì, 5-3-2. Probabilmente allora era un'indicazione da dare a un altro, io ho frainteso completamente. Sì, probabilmente sì. Indicazione arrivata a Frediani, che infatti è andato a prendere quella che è stata la posizione in precedenza, prima di Cernigoi e poi di Volpicelli, questa sfida. Allora, migliori in campo, ormai siamo a un minuto dalla fine. Per quanto riguarda il Gubbio, anche per il coefficiente di difficoltà che ha avuto tutta la gara, dico Filippini, perché è stato sempre propositivo e aveva dalla sua parte Rapisarda e Orlando, insomma non facili da contrastare, lui è riuscito a farlo bene perché dalla sua zona non è arrivato nessun pericolo e anche a proporsi con continuità. Per quanto riguarda la San Benedettese, credo che Di Massimo abbia fatto un'ottima gara, l'ha fatta altrettanto Volpicelli, secondo me una gara importante, però io devo guardare la prestazione globale e dico che nella prestazione globale secondo me Carillo è stato un giocatore che non ha sbagliato un intervento e quindi do a Carillo il mio migliore in campo. È proprio Carillo ha dato il là a questa azione offensiva della formazione di Montero, che il tecnico della San Benedettese accompagna quasi entrando in campo. Maltrattato Gemignani dal capitano del Gubbio Malaccari, guadagna un calcio di punizione la San Benedettese, già battuta da Frediani, pallone gestito poi da Angiulli, quindi Carillo, e arriva il triplice fischio del signor Rutella che decreta la fine di questa sfida tra San Benedettese e Gubbio, posticipo della 18ª giornata del campionato di Serie C, girone B.